Buongiorno dalla redazione di LecceNews24.it, consueto appuntamento con le nostre breaking news. Apriamo con l'attualità: Salone dell'Innovazione PIN Puglia, aperto questa mattina a Bari alla presenza del governatore Michele Emiliano. Il Salone sull'innovazione rivolto ai giovani pugliesi ha premiato 79 progetti con finanziamenti regionali per le idee avute da 203 giovani, 2.600.000 euro la somma stanziata in favore dell'innovazione giovanile. Passiamo alla cronaca: finisce nei guai un 65enne di Copertino che ieri è stato avvistato mentre si aggirava completamente nudo per le vie del paese nel cuore della domenica appena trascorsa. Tante le segnalazioni dei cittadini indignati giunte ai carabinieri, i militari lo hanno identificato e successivamente denunciato per atti osceni in luogo pubblico. E adesso un'informazione di servizio: il Comune di Lecce avvisa che è attivo il servizio di emissione della nuova carta d'identità elettronica. Può essere richiesta solo presso la sede centrale dell'ufficio anagrafe di Via Aldo Moro numero 36 e una volta richiesta viene rilasciata entro 6 giorni. Dal prossimo giovedì 2 marzo il documento cartaceo non sarà più rilasciato al momento della richiesta. Il cittadino quindi potrà esprimere il suo consenso o diniego anche sulla donazione degli organi. Apriamo adesso, come ogni lunedì, l'ampia pagina dedicata allo sport. Per il calcio in Lega Pro ormai è duello tra Lecce e Foggia. Le due squadre pugliesi infatti sabato scorso hanno vinto le loro rispettive gare e, complice anche l'ennesima sconfitta del Matera, sono adesso lanciate per un testa a testa valido per la Serie B. I giallorossi hanno battuto la Vibonese grazie alle reti di Pacilio e Marconi. Domenica prossima, derby dalle mille insidie sul campo della Virtus Francavilla. E in Serie D, il Nardò pareggia 0-0 in casa contro il Volturno Rio Nero, squadra allenata dall'ex attaccante di Serie A Roberto El Pampa Sosa. Match senza particolari emozioni che però permette a Granata di restare comunque agganciati alla zona playoff. Prima della partita arrestato un tifoso di casa, nello zaino aveva una bomba carta pronta per essere esplosa all'interno dello stadio Giovanni Paolo II. Queste erano le nostre breaking news sul nostro sito www.leccenews24.it. Il resto delle notizie aggiornate in tempo reale da Lecce e dal Salento. Arrivederci.